sesto punto all'ordine del giorno sarebbe la IUC, approvazione della legge per l'applicazione della TAC, esercizio 2018. Anche qui, come è ampiamente discusso sia nelle apposite commissioni e anche nella parte iniziale di questo consiglio, se non ci sono osservazioni, direi che procedere alla lavorazione. Stefanelli assente, signore? No. Fedele? No. Pariconi? Assente? Tomà favorevole? Marcaccio? Graziano? Pensiero? Sì. Conte? Sì. Sparagna? Favorevole. Di Girolamo? No. Moni? No. Sarocca? No. Zaza? Sì. Esposito? Sì. Orlandi? Favorevole. Riccardo? Sì. Consiglio approva, anche qui vogliamo rimediare l'utilità. Settimo punto, conferma aliquota addizionale IRPEF, esercizio 2018, interviene l'assessore al bilancio della Spagna. Vogliamo andare direttamente a votazione? No, non so se c'era una votazione di carattere politico dell'ordine esecutivo, intanto se non ci sono interventi non possiamo procedere anche qui alla votazione. Vabbè, noi, Presidente, giusto una cosa. Sì, noi, allora, il nostro no è solo ed esclusivamente sostenuto sulla base della non condivisione della scelta amministrativa di grazie del sostituto di stare attraverso il piano di giudizio. Perché noi, sulla base dei dati che abbiamo in possesso, come già diciamo da quasi due anni, secondo me la scelta poteva essere affrontata in maniera completamente diversa, perché l'assessore, tu puoi giustamente dire, non pensiamo che ci sia una situazione di deficienza strutturale, di particolare allarme economico sulla base di elementi di risposta. Non solo per questo votiamo, no? All'aumento della nazionale, perché in totalità è collegato alla scelta di adottare l'adozione del piano di equilibrio per la canale che sono i. Questo è solo per motivare il nostro logico di presentare se il nostro atto è di possiamo andare avanti. Thank you.
era stata convocata la commissione, io sono stato a segnalare, è stata convocata la commissione per i lavori pubblici per questo piano triennale. Della amministrazione della Repubblica, quindi dalla campagna elettorale, cercando di
bilancio, grazie all'attività della giunta di questo ultimo anno e mezzo, hanno consentito di realizzare e di focalizzare molto più attentamente gli obiettivi della giunta. E essenzialmente gli obiettivi di questo piano triennale possono essere condotti a due direttive: da un lato quello della manutenzione del territorio e dall'altro quello dello sviluppo. Infatti ci siamo concentrati principalmente sull'attività manutentiva e per l'attività manutentiva da un lato e poi alla termine delle opere di computer. Tecnicamente di opere di computer noi non ne abbiamo, laddove per opere di computer ci si riferisca ad opere in cui sia partita la società appaltatrice oppure ci siano stati erogati finanziamenti. Abbiamo semplicemente opere ancora da ultimare e sono essenzialmente due: la casa del contadino a Santa Maria Infante e la scuola dell'infanzia a Menedito. Ebbene, nel bilancio del 2018 e nel piano triennale che approviamo, entrambe le opere così predette troveranno loro esito. Infatti per la casa del contadino abbiamo predisposto i nuovi atti di gara a seguito della denuncia dell'impresa appaltatrice, rimetteremo in gara un ulteriore straccio della casa del contadino, e per quanto riguarda invece la scuola di infanzia di Maria di Turno siamo stati aggiudicatari del finanziamento da parte del CIPE di 420.000 euro che ci permetterà di terminare anche questa opera che giace incompiuta da ormai molti anni. Sempre sul filone della manutenzione del territorio abbiamo investito moltissime delle nostre finanze nelle opere di nuova asfalto. Abbiamo approvato due stracci già esecutivi e ci accingiamo ad approvare un sesto straccio da circa 500.000 euro. Quindi il quarto straccio è stato aggiudicato pochi giorni, il quinto straccio è andato in gara la settimana scorsa, non appena approverete il bilancio andrà anche in tutto il sesto straccio, quindi dimostra una grandissima attenzione da parte dell'amministrazione alle problematiche del territorio. E infine, sempre nella binario manutentivo, abbiamo analizzato sforzi economici anche nei confronti per quanto riguarda la pubblica amministrazione. Direi sia in aula attività di investimento e di innovo della pubblica amministrazione che di obblighi di efficientamento. Per quanto invece riguarda l'altra direttiva, cioè quella dello sviluppo del territorio, qui siamo davvero lieti di poter annunciare che faremo grandissimi investimenti, soprattutto in termini di edilizia scolastica. Siamo stati, come senz'altro sapete, aggiudicatari di un finanziamento notevole per tutte e sette le scuole del territorio, e quindi ci permetterà di fare un importantissimo intervento di messa in sicurezza dei nostri plessi scolastici e quindi dei nostri studenti. Abbiamo stanziato importanti risorse per lo sviluppo del cimitero e finalmente abbiamo anche avviato l'iter per la realizzazione del marciapiede lungo la via da Santa Croce, che entra nella porta della città, confine con Formia, fino alla località Spiniera, con ben quattro stracci diversi. Mano a mano ci stanno arrivando le progettazioni, sono arrivate, sono andati i pareri per tre di questi nelle competenti autorità della sovrintendenza, e al quarto, appena arriverà il progetto, che è stato già investito il tecnico, andrà anche sopra i pareri, quindi da un altro obiettivo dell'amministrazione sovranente, per unire le porte della città, andrà verso la sua realizzazione. Ma non ci dimentichiamo neanche del centro storico, perché abbiamo stanziato per la riqualificazione di tutti i vicoli del centro storico 150.000 euro e quindi cominceremo ad avviare la finita dei sette vicoli che ancora non sono stati ristrutturati nel tempo, in modo da dare anche l'attenzione che merita alla riqualificazione di tutto il capoluogo, insieme alla grande attività che diceva poc'anzi il sindaco, che metteremo sul castello, speriamo che porta anche ad una grande riqualificazione
E come relazione generale, insomma, programmatica che ha ispirato il piano generale, diciamo che penso che abbia bisogno di più sottolineato, poi ovviamente ci sono delle domande specifiche dei singoli interventi, poi dimentichiamo di ringraziarsi, abbiamo una lingata aggiudicazione del completamento del secondo stralcio di Dazio Armato. Perché come sono andato a vedere, ho cercato di vedere più nel cestino delle email e cose, perché sanno sta gestinata, però è stata fatta il 15 gennaio, la convocazione per il 23 gennaio, ma non l'hai convocata delle opere triennali, delle opere pubbliche. Perciò dicevo qualche convocata, attuazione opere anno 2018, e nuove proposte varie di più. Non ti devi scusare nulla, perché in merito all'oggetto non c'è il problema. Grazie. Io volevo dire solo all'assessore una cosa in particolare, l'edilizia scolastica, se sulla scuola di Fontana le regole ha previsto il completamento della struttura, e per quanto riguarda invece il discorso della rete idrica e coloniale sulla zona in particolare che è un progetto, diciamo, la rete sarà previsto qualcosa, ci sono alcune abitazioni che l'acqua. Tra cui casa mia, faccio presente da un po' il tratto che va praticamente dove sta la cabina dell'Enel, da un chilometro dal Garigliano fino ad arrivare al furgone, al primo furgone, non c'è nemmeno una rete idrica, non è nessuno sentito la rete idrica, quindi chiedevo se si poteva fare portavoce o altro a Dino, se non avevo preso questa situazione. Su quella zona c'è sempre il progetto della realizzazione del collettamento fognario, il cui importo totale sono 800.000 euro, nel piano di investimenti di Acqua Marina sono previsti soltanto 200.000 euro, quindi c'è la differenza di 600.000 euro, e noi abbiamo dato disponibilità ad Acqua Marina a coprirli con fondi nostri, in parte con i fondi codice della strada per quanto riguarda il marco stradale, e parte con i fondi derivanti al ristoro nucleare che sono principalmente destinati a interventi di salvamento ambientale. Il progetto è sottoposto a parere della sovrintendenza, purtroppo noti fatti di cronaca nera stanno ritardando tutta una serie di autorizzazioni. È campionato, no? La sovrintendenza dovrebbe avere. No, per quanto riguarda la tutela rimane alla sovrintendenza. La valorizzazione è passata sotto al polo museale del Lazio, quindi è un discorso un po' più grande. Tra l'altro martedì, giorno dopo l'aspetto, avrò un incontro con la direttrice del Polo Museale del Lazio a Castel Sant'Angelo proprio per capire l'operatività di tutta una serie di attività a partire dal progetto sottocarico che ho coordinato all'interno del piano. Io sulla scuola di Fontana del Re, certo, è previsto l'intervento, se non sbaglio, anche qui. Completamente della zona. Allora, sono previste l'adeguamento e la messa in sicurezza della scuola dell'infanzia primaria Fontana del Re di 300.000 euro. Ovviamente una volta che andiamo a intervenire prevederemo anche la sistemazione della parte inferiore della, diciamo, di quello che sta sotto, anche se non rientrerà nel finanziamento, non vedremo con i fondi nostri, perché il finanziamento va alla messa in sicurezza. Poi cosa ci possa rientrare nella messa in sicurezza sarà oggetto di confronto con l'amministrazione regionale. Io su questo piano delle opere pubbliche la relazione dell'assessore è esaustiva, io però volevo dare notizie un po' più a flash, no? Anche comprensibili sempre per il pubblico a casa. Allora, noi abbiamo avuto 2.100.000, quindi 2.100.000 euro dalla regione per la messa in sicurezza di 6 degli attuali 10 edifici scolastici funzionanti. Due tra l'altro che abbiamo messi a posto, sono stati messi in sicurezza l'anno scorso con fondi finanziamenti che provenivano dalla vecchia amministrazione. Mi ricordo che il primo
piano delle opere pubbliche che approvammo, ci fu una mozione del consigliere Moni che chiedeva di anticipare al 2018, se non sbaglio, 350.000 euro per la messa in sicurezza di edifici scolastici. Quindi ragionavamo di anticipare 350.000 euro. Oggi ragioniamo, troviamo un piano delle opere pubbliche che ha nel 2018 un finanziamento reale, non a carico dei cittadini di turno, di 2.100.000 euro, più 420.000 euro destinati al completamento della scuola dell'infanzia di Marina di Vinturno, che l'edificio abbandonato lì, incompletato, anzi da penso almeno più di 10 anni, grazie a un finanziamento derivante, 420.000 euro derivante dal CIPE. Cioè, ricordo che lo annunciai in Consiglio Comunale, quindi risparmio tutta la questione politica che c'è tutto. Quindi 2.500.000 euro derivanti dalla Regione e dal Governo che andremo a investire sulla messa in sicurezza degli edifici scolastici comunali. Tutti, non è che facciamo solo quelli di Scalo, di Vinturno, di Marina, tutti quelli esistenti. Andiamo le terrazze, finalmente è stato affidato, partirà dopo Pasqua, la sistemazione dei due gli spazi sotto, diciamo, al calpestio, e quindi finiranno pure le terrazze. Investiamo 1.650.000 euro sui marciapiedi, marciapiedi scavi alti, marciapiedi al centro di scavi, marciapiedi verso il Canis, quindi ci avviciniamo a una completa sistemazione di tutti i marciapiedi dall'inizio alla fine del territorio. 1.650.000. Interveniamo per ultimare il centro raccolta rifiuti di residui, 212.000 euro derivanti da un finanziamento provinciale, perché là non andiamo a gravare le tasche dei cittadini, ma prendiamo dei soldi che vengono dalla provincia e ci dotiamo di un centro di raccolta un po' più adeguato e moderno, così come ce l'hanno gli altri comuni. Abbiamo 380.000 euro per il completamento della rete fognante di via Ponte Garigliano. Quelli sono fondi regionali che sono arrivati, su cui si sta cercando di fare una progettazione con la cooperativa per risparmiare i costi di progettazione, e quindi anche quelli sono 380.000 euro che investiremo non gravando sui fondi, sui cittadini del comune. Abbiamo 150.000 euro, l'ho detto prima, per la sistemazione dei vicoli del centro storico di Vinturno che necessitano di interventi di riqualificazione. Abbiamo, insomma, credo tutta una serie di 600.000 euro, diceva l'assessore, che andranno tra poco in gara per gli asfalti, 480 sono andati in gara affidati la settimana scorsa, altri 500 già stanno alla comunque per essere bandita la gara, e altri 600, questi che approviamo oggi, stanno finendo il comando medio, quindi alla fine da qui io dico a settembre 2019 1.500.000 di euro di asfalto, 1.700.000 di marciapiedi, 2.500.000 di euro sulle scuole. Ho dimenticato che non abbiamo inserito perché è arrivato dopo, quindi manca ancora tutto l'iter, gli 800.000 euro, di cui 570 di fondi regionali destinati al restyling del lungomare. Io credo che ci sia veramente tanti fondi, molti, la gran parte derivanti da enti esterni, per poter cambiare faccia al paese, per poter avere una viabilità, una mobilità più sicura, per poter dare ai nostri ragazzi delle scuole più sicure, più gradevoli, più complete. Insomma, i fondi ci sono. Ovviamente adesso bisognerà fare tutto l'iter per l'affidamento della progettazione, e a proposito ricordo a tutti i consiglieri che è stato pubblicato l'avviso pubblico per il rinnovamento dell'albo dei tecnici, cioè l'albo da cui poi vengono sorteggiati o individuati tecnici per l'affidamento degli incarichi di progettazione, quindi bisognerà dare gli incarichi di progettazione, bisognerà validare i progetti, bisognerà fare i compiti medici e mandarli in gara. Ovviamente ci vuole del tempo per fare tutto questo, perché l'iter burocratico... Scusa, posso un attimo interrompere? Sì. Ma questo è il 2018? Sì. Quindi i progetti non ci stanno già? E non ci sono i progetti esecutivi. In molti casi. Giusto? Eh?
sai meglio di me che il progetto parte dallo studio di fattibilità, per essere inseriti con lo studio di fattibilità, progetto preliminare, progetto definitivo. Progetto esecutivo. Ovviamente questo richiederà di me. Sulle scuole, ad esempio, non potremo intervenire nella pausa estiva, perché non si può pensare di bloccare gli edifici scolastici per 3 mesi. E quindi la timeline è maggio-giugno 2019, in cui bisognerà aprire i cantieri e fare i lavori, perché quest'estate non ce la faremo. Quindi tutto questo con l'ufficio lavori pubblici, che è sempre lo stesso, con le persone che si fanno, ovviamente, con il passare degli anni, si fanno un po' più anziane, quindi con tutte le difficoltà del caso, con tutti gli adempimenti burocratici che aumentano, perché carica sul portale del Ministero dell'Osservatorio della Vigilanza. Insomma, io sono preoccupato che gli uffici riescano a fare tutto quello che devono fare, perché in effetti abbiamo avuto la coincidenza, la fortuna o la capacità di avere tanti finanziamenti tutti nello stesso periodo, e quindi sarà un lavoro difficile da portare avanti. Però sono fiducioso, e sono soprattutto fiducioso che alla fine di tutti questi interventi avremo un paese un po' più decoroso, un po' più competitivo. Perché guardate, e me l'era appuntato questo suo intervento, consigliere signore, avere una cassa piena, ma avere una cassa piena di fondi vincolati può sembrare, così come quando chiudi il consultivo è positivo, può sembrare un elemento positivo, in realtà è un elemento negativo, perché significa che non sei riuscito, tranne per il periodo, diciamo, classico di durata dell'iter, la verità è che quando c'è la cassa vincolata significa che non sei riuscito a spendere i soldi. Significa che se non spendi soldi sottrai competitività al paese, e quindi io il fatto della cassa vincolata, dell'ampia cassa vincolata che abbiamo, è una cosa che non mi mette ansia, perché io vorrei che quella cassa fosse in realtà investita, realizzata, pagata alle ditte, perché significa che sono stati fatti i lavori, perché significa che gli interventi sono realizzati e il paese è cresciuto. Purtroppo l'abbiamo, cercheremo nel tempo di assottigliarla sempre di più, perché più abbassiamo l'entità della cassa vincolata e più investimenti concreti e reali abbiamo fatto nella nostra città. Poi ci sono tutta una serie di opere minori che verranno effettuate nelle frazioni, su cui spero che ci darete anche una mano dal punto di vista della concezione e degli iter giuridici, perché io non nascondo che ho l'intenzione di riqualificare la piazza di Tufo con l'allargamento della zona pedonale e la realizzazione di parcheggi all'altezza piazza e non nel burrone. Un intervento andrà fatto pure nel centro storico di Volterini, dove c'è uno spazio che può essere, tramite un accordo con un privato, può essere recuperato e costituire un fiore all'occhiello della piccola frazione. Su Terenzuoli c'è qualcosa, se non sbaglio, già quest'anno. Insomma, un occhio a tutto il territorio, dalla rete fognaria a via Ponte Cagliano, alla Casa del Contadino a Santa Maria, a Piazza Capotrivio a Tremenzuoli. Insomma, abbiamo cercato di avere un occhio su tutto il territorio. Della convinzione, però, tutto questo non basterà, servirà a riqualificare il paese, servirà a dare un po' più di decoro e di competitività, ma i due grandi punti su cui, a mio avviso, si giocherà il futuro economico della comunità sono il recupero delle sieci e la valorizzazione a fini turistici del castello. Su quelli stiamo lavorando, a qualcuno di voi già l'ho detto, sulle sieci c'è stata una società che ha chiesto informazioni perché sta verificando se sta in piedi e se è appetibile un progetto di finanza con una riqualificazione totale della struttura e una sua destinazione anche a scopi
commerciali. Sul castello invece stiamo, ho incontrato il sindaco di Caeta, nei prossimi giorni incontrerò il commissario di forma e il sindaco di Idri per costruire un progetto di rete per partecipare a un bando regionale che stanzia milioni di euro per l'innovazione e la valorizzazione dei beni culturali con l'innovazione tecnologica. Pensare di dare il castello alle associazioni locali senza costruirci intorno un progetto forte che porti turismo, che porti economia, che porti posti di lavoro e incontro economico, secondo me è sbagliato. Farlo in rete insieme agli altri comuni significa poter offrire e offrirsi sul mercato turistico nazionale, anche sul mercato del turismo scolastico, in maniera netta, decisa e innovativa. E guardate, oggi il tema è proprio il riuscire a comunicare anche i beni culturali con un'ottica diversa, un'ottica più moderna, un'ottica che si avvicina anche al divertimento, perché questo è quello che oggi ci richiede il mercato. Ovviamente facendo le prese saremo più forti, dovremo cedere una parte della nostra attrattività. Io credo che invece noi beneficeremo dell'attrattività che hanno anche gli altri territori e che potrà poi portare a sviluppare, mi dispiace che andato via il consigliere della Rocca, tutta una serie di attività nel centro storico, perché nel centro storico se non ci portiamo una grande motivazione, la gente non ci verrà, o meglio saranno marginali. Nel senso, per avere un flusso turistico c'è bisogno di un grande attrattore. Il grande attrattore è il castello, l'idea ce l'abbiamo. Appena andremo più nel dettaglio, faremo una commissione di gruppo, ve ne informerò, e la mia intenzione è di portarlo in Consiglio Comunale. Gli altri colleghi andranno in giunta, perché fondamentalmente sarebbe l'altro di giunta. Siccome io credo che invece sia una cosa bella e che abbia bisogno di tutta la forza politica, la porteremo in Consiglio Comunale. Ho fatto un passaggio sulle associazioni locali perché anche loro saranno coinvolte all'interno di questo progetto, ma in una visione complessiva, perché sennò se cominciamo a dare una stanza, non serve a niente. C'è bisogno di un grosso progetto di investimenti e di professionalità adeguate ai tempi che viviamo. Grazie. Posso, Presidente? Grazie. Sindaco, non riguarda l'argomento, ma grazie al sindaco. Per quanto riguarda i lavori di acqua latina, la dispersione. Allora, sì, è fatto bene, perché tra l'altro, scuso, no, è fatto benissimo, perché? No, io per niente. No, per tutto, posso. Fatto bene perché l'avrei dovuto fare in apertura di consiglio come comunicazione, anche perché martedì c'è stato un tavolo, allora il prefetto di Latina ogni mese riunisce il soggetto gestore, la Regione Lazio, l'autorità di bacino del Lazio, l'autorità di bacino dell'Italia centrale, l'autorità di bacino dell'Italia meridionale, tutti intorno a un tavolo per verificare lo stato di attuazione dei lavori derivanti dalla crisi idrica e quindi i lavori approvati dalla conferenza dei sindaci per la crisi. Venendo in turno senza fare troppi a parlare anche degli altri. Quali sono i lavori? Sono due in particolare. Il primo punto è quello del recupero di dispersioni fisiche, ossia di 2,5 milioni di euro che devono essere investiti sulla rete cittadina per la sostituzione delle condotte ammalorate, quindi verranno sostituiti dei tratti interni di condotta. Massimo, i 2,5 milioni andranno a coprire, secondo i calcoli di Acqua Latina, circa il 10% della rete cittadina. Quindi andremo a sostituire con questi lavori il 10% della rete cittadina. Il cronoprogramma che ci è stato consegnato e che per il momento viene rispettato prevede che la prima settimana di aprile, quindi subito dopo Pasqua, la settimana prossima, Acqua Latina ci comunicherà l'elenco delle strade su cui interverrà per la sostituzione dei tratti di condotta. E si tratta di 2,5 milioni di euro di interventi. Con questi interventi Acqua Latina stima di recuperare sul terreno, sul territorio del comune di Pitturno, circa 40 litri al secondo. Dopodiché c'è il tema di cellule. Il progetto è stato approvato in conferenza dei servizi il 15 marzo. Mancava, per quanto riguarda la Regione Lazio, sta tutto a posto. Per quanto riguarda la campagna, mi sembra che mancasse il parere del sovrintendente della campagna, che tra l'altro abbiamo saputo a quel tavolo che è di Gaeta, e
quindi il sindaco di Crepeda si è presa anche il compito di contattarlo per accelerare i procedimenti. Conta la Regione Campania di cominciare i lavori a metà aprile e di terminarli a fine giugno. Io sono un po' più scettico su questo e credo che non prima di luglio sarà ottimata la condotta che viene da Celle. In tutto questo però ci sono i dati pluviometrici, cioè la quantità di pioggia caduta, che indicano un aumento della portata di capo d'acqua stimata per maggio e giugno dai 915 litri dell'anno scorso ai 972 di quest'anno. Ovviamente a capo d'acqua si ricarica, diciamo, con un periodo di 9 mesi, per cui la pioggia che cade oggi tu la ritrovi nella sorgente fra 9 mesi, per esempio. È sempre così, dipende da molti fattori, da come piove, da quanto piove, con quale intensità. A oggi i dati pluviometrici ci dicono che la situazione è molto, ma molto, ma molto più buona di quella dell'anno scorso e quindi siamo ottimisti che con il combinato disposto degli interventi sulla rete fisica e del maggiore afflusso di pioggia, l'estate dovrebbe partire con maggiore serenità. Ovviamente tutto questo poi lo verificheremo sul campo. È nostro impegno stare addosso ad Arcolatina per far rispettare il cronoprogramma dei lavori, non soltanto quelli relativi alle condotte cittadine, ma anche e soprattutto quelli relativi alla condotta di Celle. Questo è lo stato dell'arte. Se poi volete vi può far piacere, vi trasmetterò i documenti che Arcolatina ha consigliato a tutti i sindaci affinché anche voi possiate fare le vostre valutazioni. Grazie. Grazie di avermi dato la possibilità di dire queste cose, perché le avevo dimenticate e sarebbe stato invece giusto e utile che se le avessi fatte in sede di apertura del consiglio, diciamo, era sempre. Grazie, collega signore, grazie a dire. Ma proprio una cosa passando al volo, per non passare per come pensiamo, io capisco il sindaco, quando riguarda le autorità pubbliche non ci stanno problemi, ascoltiamo solo che si vada avanti nella strada giustamente intrapresa e che deve essere proseguita in questo senso. Il problema della cassa, il mio problema non riguarda la cassa. Cioè non siamo stupidi al punto tale di creare una situazione problematica o creare dei rilievi o rappresentare dei rilievi sulla cassa vincolata. Il nostro problema è quello che la cassa, dato che da quanto ci siamo insediati non si capisce, o almeno oggi abbiamo letto, non so se siano state effettuate correttamente le verifiche di cassa, in quanto vanno fatte, se vanno fatte, se non vanno fatte, ma comunque mi sembra che ci sia un dato. Di 3 milioni di risparmi di euro di cassa libera, mi sembra, il riferimento alla cassa libera non è la cassa vincolata, perché la cassa libera, giustamente noi ci riferiamo alla cassa vincolata, quello non si mette proprio in discussione, ma dato che il ragioniere nei consigli comunali ci ha sempre riferito la cassa è interamente vincolata e noi troviamo qualche perplessità non avendo la documentazione contabile di riscontro in entrata e uscita, allora ci avevamo questo complesso che non avevamo messo in giro. Quindi è solo il centro che vengono alla cassa libera, non alla cassa vincolata. È pacifico, ok? No, ma non era. Questo voglio dire. No, ma non era. E tu la voleva essere un chiaro. Tu da buon amministratore quale sei, dalle indiscusse capacità amministrative, sai che giustamente tu dici io ho soldi vincolati, non mi spendo. Sono un buon amministratore, è normale, quindi giustamente noi ci troviamo avanzo l'amministrazione o che proviene la sezione amministrativa che piazziamo un milione di euro e non asfaltiamo le strade, abbiamo 150 capi all'anno in sito, allora giustamente tu fai questi rilievi che sono assolutamente condivisibili, ma quello che noi vogliamo sapere e poi ne vedremo conto le misure riguarda la cassa libera, se c'è, se non c'è, io mi auguro, ho provveduto a nominare il sostituto del colui che prenderà la responsabilità, il dottor Di Micco, ragioniere Di Micco. Ho provveduto a nominare chi sostituirà la sindaco. L'ha detto anche l'assessore. Da aprile avremo un nuovo responsabile
inizieremo il confronto con i revisori, con il tesoriere per verificare questa cassa vincolata. Se ci dovesse essere cassa vincolata, io sarò molto felicissimo, perché significa che non dare più risposte in termini di servizi sociali, in termini di cultura, in termini di pagamenti. Magari avessimo cassa. Scusami se ti interrompo, parliamo della questione della sicurezza. Perché penso che un comune come il nostro, dove giustamente per determinare motivazione e tutto quant'altro, però lo dico soprattutto all'assessore, assessore, non è possibile che non abbiamo una sicurezza nel nostro. Quindi se ci sono soldi, utilizziamo i soldi per le iniziative giuste da intraprendere, perché per me, forse io non lo so, sono più vicino a determinate problematiche, però non è possibile consentire che la situazione è stata chiusa, non so se è stata attivata, se è stata qualcosa, però cerchiamo di dare uno slancio, soprattutto perché venuto a questi servizi. Alla nostra amministrazione, perché magari negli ultimi anni, forse con il progresso delle clinica, dal punto di vista economico, sull'impatto, cioè sul sociale, veramente molto delle carenze. Forse si va a penalizzare sempre il sociale, facendo uscire soldi per tante altre cose. Invece no, dovrebbe avvenire un qualcosa in questo senso l'assessore e persone che hanno sicuramente una grande sensibilità e anche grande capacità di esperienza amministrativa. Penso che abbia per cercare di risolvere anche questo problema. Grazie. Non è che sta cassa è vincolata nel 2020, io ricordo come ho capito. Ah, perché pensa che poi c'è il ciò bagno elettorale. Scusami. No, ma tu dai tutto, devi sempre vedere se tu hai il bilancio. Dopo questa esperienza, no, devi sempre vedere se sei sicura che è giusto. Se tu hai fatto la donazione per l'ufficio, noi però siamo sicuri che lasceremo a chi verrà dopo. Se contiamo di lasciare una casa in mano, contiamo. Poi non so se sarebbe andata, ah, io ci provo. Se non ci riusciremo, non lo so, però ci proviamo. Grazie, procediamo alla votazione sull'ottavo punto. Stefanelli, sì. Signore, no. Vedere. Ma io solo a questo punto in particolare per quanto riguarda quanto previsto nei mezzi scolastici che stiamo vedendo. Favorevole, Fatigoni assente, Mauro favorevole, Marcaccio, Graziano, Pensiero, Conte, Paragna, Di Girolamo, Moni. No, per le motivazioni espresse all'inizio dell'argomento. La Rocca assente, Zasa, sì. Esposito, Bruno, Romani, Di Cardenzio, sì. Consiglio a prova, che qui votiamo mediale cultura. Passiamo al nuovo punto all'ordine del giorno, programma per l'avvenimento dei cari esterni per gli 2020. Sarà presenza in carica esterni del triennio 2018-2020 e tipica di disposta relazione del segretario generale dell'ente, dottoressa Marta Spagna. Allora, questo piano l'anno scorso è negativo, l'anno scorso è stato modificato nel corso dell'anno perché è stato inserito in carico di consulenza. È un programma che per ora non prevede, abbiamo messo della tesoro in bilancio alcuni carichi per il triennio 2018-2020 e tuttavia si è inserito il punto sia per consentire che poi il costo dell'esercizio di poter fare un aggiornamento e sia per modificare il limite di spesa, perché il limite di spesa del programma di ricarichi esterni per me è solo materiale. Quali lo avevano determinato in 4.700 mesi.
tutti, valutando tanto come positivo le spese che erano da considerare come base imponibile della riduzione del 20% prevista dal decreto 78 del 2010. E quindi chiaramente sulla parte di questo dato si procede allora in questo punto l'ordine del giorno alla rettifica del programma dei carichi esterni e per le restanti spese contingentate invece la giunta per chiarezza della gestione da parte degli uffici ha proceduto con apposita deliberazione a indicare tutti i gruppi di spesa nei procedori forse sono contingentate spese per gestioni, spese per autovetture e quindi va bene. Per quanto riguarda tutti questo punto, per questa rettifica di prendere atto dal portale che è portata anche nel bilancio di produzione e quindi nel corso del cliente poi potrà essere aggiornato, modificato secondo le esigenze che si manifesteranno nel corso della gestione. Grazie segretaria, quindi ci fa un'operazione alla presa d'atto. Stefanelli? Sì. Signore? No. Fedele? Assente? Fatico assente, nuovo favorevole? Marcaccio? Sì. Graziano? Sì. Pensiero? Sì. Conte? Sì. Sparagna? Sì. Di Girolamo? No. Moni? No. La Rocca assente? Zaza? Sì. Esposito? Sì. Orlandi? Onorevole? Sì. Cappelletti? Decimo punto all'ordine del giorno, piano di alienazione e valorizzazione dei beni immobili di proprietà comunale in relazione all'assessore al patrimonio di Campania. Allora, grazie Presidente. Allora, riguardo al piano delle alienazioni e valorizzazioni, la novità introdotta nella nuova versione del piano è quella che il lavoro che era stato annunciato precedentemente sui canoni architettonici è stato completato dalla società di Asolution e quindi ci accingiamo a richiedere i canoni per poter favorire l'affrancazione dei usi civici. A questo si aggiunge ovviamente nella nuova portabilità anche il fatto che le altre alienazioni e le valorizzazioni vengono portate poi nel bilancio e potete riscontrare che ci sono delle somme che avevamo già visto a settembre che fanno parte poi del bilancio consolidato. Le valutazioni non sono tantissime, ma quello che è importante è che praticamente abbiamo la possibilità di recuperare circa 478.000 euro di fraccazione di uffici con la spesa di un progetto obiettivo che potrebbe far lavorare queste partite che sono state per anni così solide a dormire. Quindi potremo recuperare una somma abbastanza importante da destinare tra l'altro a spese di investimento sul patrimonio immobiliare del comune e quindi magari individuare quei capitoli o quelle parti del piano di opere pubbliche che per adesso non abbiamo potuto attuare. Le alienazioni comunque procedono con la stessa cadenza di prima, perché quando siamo noi in consiglio comunale diverse volte abbiamo portato richieste di affrancazione, quindi che sono tra l'altro dell'entrata del comune. Quindi la sostanza non è cambiata, ma è cambiato il fatto che praticamente ci possiamo accingere a fare il lavoro che abbiamo da sempre praticamente annunciato, perché è stato completato e quindi adesso con l'approvazione di questo progetto possiamo iniziare a valutare l'entrata chiedendo direttamente i canoni ai coloro che stanno per questi terreni. Potevo invogliare a chiedere la fraccazione. Non ci sono grosse variazioni, il piano resta più o meno quello che era, perché il patrimonio non è variato, quindi la valorizzazione è quella che potete incontrare dalla rivista numero 40, quindi la portiamo al consiglio così. Posso? Grazie assessore, prego. Il problema è proprio quello che dice sempre.
devo, sono costretto a chiamare in causa anche i volontari sia di Celai, l'assessore Temo. Ah, non c'era una nota, sì, la nota della seconda notizia comparsa e poi scomparsa. Allora, il problema serio qual è, assessore? Il piano di azione va bene, ma la valorizzazione dei beni comuni, lasciamo perdere quelli che già fanno parte formale del nostro patrimonio, ma tutti quei beni immobili, e qui c'ho pure fortunatamente responsabile del servizio paese, ma tutti gli altri beni abbiamo deciso che scelta effettuare in relazione a tutte quelle situazioni urbanisticamente rilevanti che già, tra virgolette, presupporrebbe una confiscazione o l'acquisizione del patrimonio comunale nostro, perché lei forse non lo sa tutto, ma noi abbiamo un territorio dove ci sono delle situazioni veramente, veramente critiche e bisogna, secondo me, operare una scelta. Cioè, se acquisire questo patrimonio, se intraprendere dei discorsi diversi con magari una sorta di impianto di considerare ovviamente di Zanoria, anche per quanto riguarda le organizzazioni, però bisogna dare un segnale. Sono passati 2 anni e nulla è stato fatto in questo senso. Quindi in questo senso verifichiamo, non limitiamoci a gestire quello che è il nostro patrimonio ordinario, ci ha fatto, ma cerchiamo di fare delle scelte ben precise anche con riferimento alle problematiche di tutti questi mobili che praticamente stato, non nel senso che bisogna necessariamente registrare, perché per me la confisca e l'acquisizione a patrimonio già opera questa legge, per come la vedi, con la trascrizione. Questo è il mio modesto pensiero. Però vediamo di attivare i procedimenti conseguenziali per vedere che cosa bisogna fare, perché sennò resteremo sempre con un dilemma e con un punto interrogativo che deriva da queste situazioni. Quindi in questo senso quindi cerco di sprogare i 2 assessori affinché si dia una scelta, cioè non è stata una scelta, non so se è vincolata, se non è vincolata, ma l'indirizzo che si dà in modo tale è vincolata. A meno che non c'è qualche proposta in atto, qualche proposta in essere, non lo so, però comunque diamo un indirizzo per cercare di risolvere anche questo problema. Grazie. Allora, sicuramente metteremo questo come suggerimento, però mi preme di dire che il sindaco chiama un passaggio e su alcuni, diciamo, elementi del patrimonio immobiliare del futuro che stanno, diciamo, poco valorizzati da tanto tempo, abbiamo intenzione di fare, diciamo, 2 progetti. Ma non sto parlando di questa delle sedici, non mi risponde sempre facendo finta di non capire. Poi guardo le altre cose, per sto parlando di patrimoni confiscati, che sempre le sedici parlano del patrimonio nostro, in caso confiscato. Riguardo la storia. Riguardo agli immobili confiscati, per sedute che ho detto, nuovi contenziosi, cercheremo di generare. Grazie, comunque se bene i fogli confiscati hanno una finalità, la signora mi continuo male, quindi no, non parlo di questo tipo di confisca. Parlo di una confisca. La confisca perché è la posizione di una confisca diversa, quindi non so se ci sono essere che vengono capito. Ci stanno delle aperture, però comunque cerchiamo di dire in modo tale che le vediamo. Cerchiamo poi di acquisire il patrimonio, quindi gestiamo le persone e poi vediamo quello che vogliamo fare. Oppure seguendo della programmazione di recupero. Comunque dobbiamo ancora affrontare questa problematica con il responsabile. Come si può, sai, però almeno vediamo sia molto di fare delle zone bellissime, nel senso che facciamo le portate completamente, non lo so, vediamo. Dobbiamo avviare ovviamente un dialogo con il responsabile del servizio, che come sapete è qui da poco, quindi magari nelle prossime commissioni, se anche di andare a consultare con l'assessore Pugno. Okay. In ordine al complesso modificare i punti che riferisci, allora pensare complesso. Allora, il problema è un presupposto di fondo. Io concordo con la tua affermazione che lui sta confisca opera con la sentenza, però non dobbiamo dimenticare che l'immobile abusivo e perciò confiscato non cessa di essere abusivo per il suo fatto che passa di proprietà del comune.
l'abusivismo edilizio resta comunque in piedi. Di fronte a questo è la prima scelta dell'ente amministrazione di vendere la sorte, cioè se dare corso e continuare a considerare il mobile abusivo e quindi procedere all'abbattimento, oppure teorizzare una pubblica utilità di quei complessi quotidiani e però poi realizzare la pubblica utilità. Noi siamo ancora in una fase prodromica, nel senso che formalmente gli atti dell'ufficio non è pervenuto ancora a nulla, ma la decisione è importante perché, è detto bene, sono zone molto, molto belle, amene, e bisogna decidere bene su cosa farsi. Considera che pende ancora un procedimento giudiziario su quei beni e ovviamente prudenza suggerisce di quantomeno attendere l'esito di quelle sentenze. C'è un comune che è stato già proprio lui destinatario di un'annuncia alla Corte in caso di confisca di notizzazione abusiva, in cui la Corte di Giustizia Europea ha condannato l'amministrazione che ha ricevuto il non essere confisca e risarcito il danno ai privati che hanno subito a seguito della confisca. Quindi prima di prendere qualsiasi decisione di destinazione, di programmazione di pubblicità e quant'altro, se è opportuno una meditazione seria. No, non pensa a fare polemica seria. Allora, la Corte di Giustizia comunque non è un quarto grado di giudizio. La Corte di Confisca è la Corte di Giustizia, è diciamo un organo di giurisdizione europea in riferimento al quale la quale potrà eventualmente pronunciare un eventuale esercimento danni nei confronti dell'amministrazione. Per come sanno che stanno tutti in attesa, si saprà benissimo della provincia della Grande Camera in relazione alla problematica della confisca del bene nei confronti delle terze pene di monarchia. Questo è il problema. Ma quando c'è una situazione dove non ci sono terze pene di monarchia perché sono tutti concorrenti nel reato di utilizzazione, quando sono determinati per gradi di giurisdizione, secondo me su quella situazione bisogna intervenire con una scelta. Quindi il caso al quale ci troviamo probabilmente è proprio questo, nel senso, per non stare che non so nemmeno se il ricorso alla Corte Europea se la volta si è andato male, non mi vuole sbagliare se la volta si è andato male, ma non implica nulla, perché comunque non ci troveremo mai di fronte a un eventuale risarcimento danni nei confronti della società per la circostanza che sia che la rappresentativa abbia fatto di terzi acquirenti. Purtroppo, diciamo, sono stati condannati nel procedimento penale, quindi la pronuncia secondo me definitiva, poi può essere che mi sbaglio. Però in questo senso cerchiamo di risolvere il problema, questo è l'auspicio mio, anche per dare delle risposte che mi è interessato, mi è interessato e sapere bene quello che abbiamo. Quello che abbiamo consultato l'elenco, ma su quello che abbiamo e
come sviluppare il programma. Detto questo, per quanto riguarda la pianificazione, sono stato parlare di questi discorsi, ora sento dire che sono stati messi in carico tanti migliaia di euro. Quanto c'è soltanto 5 milioni? Sono molti di più quelli da verificare. Si è andata a vedere la linea del primo bilancio, disse che se solo il 50% dei cittadini rispondono a questa situazione, cercheremo di potevamo incassare 1,5 milioni da 2 milioni da 3 milioni. Quindi questo è un fattore importante. Però la raccomandazione che voglio fare sui beni immobili, a prescindere dalla parte tecnica che serve nel bilancio, ma di entrare proprio nel merito, quelli che servono, quelli da valorizzare, quelli che potrebbero essere avviati, anche perché ci sono, ripeto, altri immobili che possono valorizzare i nostri utili, per esempio il cinema. Scusami Massimo, è positivo lo spunto che dà, e tra l'altro con il responsabile del servizio patrimonio abbiamo già iniziato un discorso sullo stato attuale del patrimonio comunitario, ovvero quali sono i beni che hanno necessità di essere, diciamo così, mantenuti in urgenza, quali sono i beni invece per i quali possono essere posticipati o procrastinati gli interventi. Allo stesso modo, quindi, sulle entrate che deriveranno dall'alienazione bisognerà fare delle scelte che dovremo fare forse con il comunale. E quindi saremo belli, tra l'altro 484 mila euro sono i soldi che deriverebbero dal pagamento di canone da quelli della fraccazione. E tra l'altro questa è una giostra, è un sistema che va messo in moto, quindi ci vuole un progetto per farlo camminare, cioè nel senso ci vuole un progetto. E quindi è un'entrata che ci troviamo di raggiungere in questo anno. Allora, quindi una volta praticamente che avremo il cosiddetto tesoretto immobiliare, possiamo decidere magari di fare dei discorsi, quello tra l'altro del cinema ci sta dando un po' anche quello che appunto ci stanno delle proprietà privata che si sono stati preoccupati, ma io sono convinto che tra cinema, la parte di dietro al castello, il centro storico comunque può avere, diciamo, una veste nuova, cioè, e un'accessibilità diversa. Quindi credo che questo progetto sia importante e mi faccio carico di portarlo nella programmazione, sia quello della situazione dell'area di dietro al castello che è attigua anche al cinema, ma sia questo tra l'altro del cinema che potrebbe essere uno di quei luoghi che a me non mancano. Quindi ti ringrazio per questo intervento e ne faremo sicuramente tesoro. Se non ci stanno altre osservazioni, perché punto all'ordine del giorno 2018-2020,
relazione all'assessore al bilancio. Allora, grazie Presidente. Allora era un punto più atteso questo, sempre luce di pubblico. Prima di iniziare la presentazione però siamo stati mi vorrei volte di fare un passaggio, prima della mia assessore. Si deve arrivare così, 20 punti al giorno del giorno, lo fa uno ogni 4-5 mesi. Ma perché non è un merito o un demerito? Non lo so. Sempre nessuno ha bisogno. No, no, per dire che gli altri membri di consigli sono molto a lungo. Noi cerchiamo di convocarli con frequenza proprio per avere ogni consiglio fuori a corrente e concentrarci. Purtroppo sai, bilancio se posso dire tutte le ma a breve ne convocheremo un altro per consentire al dottor Iossa di sostituire il consigliere Ferreira, perché mi sembra che entro 10 giorni dobbiamo vedere. Anzi, se avete qualche argomento da suggerirci per il prossimo consiglio comunale, l'erogazione di diciamo, un consiglio queste allora, cose. Prima di iniziare la funzione vera e propria, mi sembra doveroso fare un passaggio su una persona che ha consentito tanti dei nostri traguardi, tanti dei nostri successi e che ha lavorato dietro le carte che in genere abbiamo portato in consiglio. Io tra l'altro devo riconoscere ad Antonio Rasile che nell'ultimo anno diciamo, di lavoro, prima del suo pensionamento, diciamo che si è trovato ad affrontare problemi forse più grandi della sua carriera, tra cui il piano di crisi, la Corte dei Conti, il Ministero dell'Interno, è tutta una serie di problematiche per una persona che sta prossima alla pensione, credo che siano difficili da affrontare. E mi aveva fatto una promessa, e devo dire che Antonio Rasile questa promessa l'ha mantenuta, perché il bilancio di revisione è un lavoro al quale dobbiamo ringraziare, e l'integrazione, la ricollocazione di altri istituti, diciamo che è stato un altro sforzo per il quale lo stesso Rasile ha accettato il cuore dello Stato. Mi premeva fare un passaggio per ringraziarlo, anche perché praticamente ha aiutato in qualsiasi modo che si facesse un momento di tributo diciamo, per il suo pensionamento, e quindi mi sembrava doveroso farlo in questo. Ringrazio Antonio Rasile per la sua carriera, che ha visto diversi sindaci, ha visto diversi commissari prefettizi, ha affrontato due volte, mi sembra, il dissesto, ha affrontato anche una fase di dissesto. Quindi il 2018 è iniziato in maniera molto frenetica e l'ufficio finanziario ha dovuto tenere dei ritmi molto elevati, da prima per rispondere alla delibera della Corte dei Conti, poi la rimodulazione che doveva essere fatta per il piano di rientro nei 40 giorni, in tempi molto brevi, perché si dimezzavano i tempi, e poi il bilancio di revisione, che sono cose che sono state fatte diciamo, in 60 giorni, molto di duro e di intenso lavoro, al di là dell'attività ordinaria. Quindi per la persona che sta in pensionamento, io credo che questo è stato uno sforzo e per questo ringrazio Antonio Rasile. Veniamo alla trattazione propria del punto all'ordine del giorno. Sicuramente lo schema più idoneo per seguire il lavoro del bilancio l'attendibilità del bilancio è la relazione dell'organo di revisione, che segue una serie di passi che ci portano praticamente ad essere più tranquilli su quello che poi i consiglieri sono tenuti ad autorizzare, ovvero l'emissione di programmi. Quindi, missione e programma intesi come uno schema a catena discendente nel quale per prima la missione, poi il programma, tutto quanto confluisce lì, sia per l'entrata che per l'uscita. Allora, il parere dell'organo di revisione è lo schema quindi che segniamo nella relazione e spiegazione, perché sennò diversamente sarebbe una casellata di numeri che probabilmente devierebbero pure il pubblico che magari segue da casa, ma io credo che questa stanchezza sarebbe veramente difficile per tutti quanti. Quindi, prima di entrare nel merito dei numeri, la parte propriamente tecnica, voglio ricordarvi che si tratta del bilancio di previsione, il terzo a partire dall'avvento della contabilità armonizzata, un bilancio di un ente in condizione di riequilibrio con una massa di bilancio da pagare per il 2018 molto importante che incide fortemente sull'esercizio corrente. Come potete notare nelle verifiche dell'equilibrio a pagina 5 del parere,
saldo di avanzo, disavanzo della gestione 2017, quello calcolato al 31 dicembre, è abbondantemente positivo. Questo implica che in sede di consuntivo potranno essere liberate risorse per la spesa corrente e quindi per i vari servizi, se ora quindi vedete qualche missione un po' scarica, senza alcun riferimento particolare, in fase di consuntivo si potranno recuperare queste somme. Il riepilogo delle spese per entrate, stanno a pagina 7 e 9, il riepilogo delle spese per entrate, cioè, così come la verifica di cassa sta a pagina 10. Sulla cassa, aveva fatto un appunto il consigliere Signore, posso garantire, siccome abbiamo fatto un momento di riflessione con la società Maggiori, che è la società che il software che utilizza il servizio finanziario, abbiamo trovato la guarda sulla determinazione istantanea della cassa e dei vincoli di cassa, perché faremo una revisione di capitoli di bilancio mettendo il flag appunto diciamo giusto, e quindi dopo la quindicina del mese di aprile saremo in grado di darvi questo riferimento puntuale, anche se non siamo stati tanto precisi in passato, probabilmente per qualche problema dovuto pure alla tesoreria, ma non solo per problemi di ragionamento, in quanto ci sono due momenti in cui il comune diciamo, ha le casse fortemente piene, che sono il mese di dicembre e il mese di giugno, che sono i momenti in cui i cittadini pagano. Detto questo, si passa all'equilibrio di parte corrente, e poi alle entrate di spese di carattere non ripetitivo, e stiamo parlando, quando parliamo di entrate di carattere non ripetitivo, alle entrate dovute agli oneri di amministrazione, quindi alle pratiche edilizie, quelle che fa l'ufficio tecnico, che da questo esercizio in poi vengono praticamente destinate solo per un tipo di destinazione specifica all'urbanizzazione primaria e secondaria, mentre prima in parte potevano essere destinate alla spesa corrente, all'entrata del codice della strada, e qui si apre un nuovo e grande capitolo, perché vorrei confortarvi di un dato che è il trend storico di questa entrata gestita per cassa. Nel 2013 il Comune di Mentume ha introitato dal codice della strada 6.171.000 euro, nel 2014 5.913.000, nel 2015 5.175.098, nel 2016 5.643.369, nel 2017 4.829.000, e qui ci sta una parte dell'anno. Sto leggendo la mia relazione di bilancio, quindi la allora, quindi 4.829.000 per il 2017. Questo che cosa significa? Significa che il trend di questa entrata è abbondantemente in linea con i 6.171.000 previsti nella previsione di bilancio, perché la media è 5.546.000. Possiamo aggiungere che c'è un altro dispositivo e c'è anche l'entrata che dovrebbe venire dal target system, quindi la previsione in teoria potrebbe essere raggiunta. L'organo di previsione però... Certo, ma c'è sempre la doverò in più, ci sta pure la semana per fare niente. Per quanto attiene alla destinazione di uscita, è stato fornito un elenco, che tra l'altro questa era una delle cose che stavo pubblicando. Il pareggio di bilancio è rispettato per questo punto della Oreos, però mi riservo di chiarirlo dopo, adesso vado a carrellata fino alla fine su tutti i punti trattati dall'ordine di revisione. La nota integrativa rispetto ai requisiti della norma, le previsioni per gli anni 2018-2020 sono coerenti con gli strumenti di programmazione a monte, ovvero quando scopo tutto, cioè nel senso sono coerenti con tutto. Il dubbio rispetto è certo, uno dall'altro non poteva essere più. La programmazione generale delle opere pubbliche è stata trattata già dal collega Bembo, che comunque è coerente di seguire nel bilancio. Per quanto riguarda il programma biennale di condizione di servizi, questo è un punto che i revisori non avevano nella prima stesura del parere, poi è stato integrato. La programmazione personale siamo andati diverse volte, voglio ricordarvi che praticamente abbiamo fatto tutto il 2017 chiedendo sempre variazioni sulla spesa personale per le diverse istruzioni che sono state fatte, quindi rispetto ai limiti della norma.
no, però devi rientrare sempre nel limite della spesa di personale. Quindi questa cosa è progressatoria, c'è stata la verifica dei titoli di bilancio pubblico al saldo di bilancio secondo il prospetto è perché è rispettato per tutte le annualità. Pagina 15 del Parigi. Alla pagina 16 invece l'organo di revisione pone una riserva in merito alla consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità. È un richiamo che nel parere si ripete diverse volte. Si ripete diverse volte a mio avviso perché cambiamo visione su alcuni aspetti del bilancio che fino a poco tempo fa erano stati conservati secondo una logica che non era quella della competenza, il principio di competenza o competenza potenziale, ma secondo un principio che l'entrata era accertata per cassa. Che cosa cambia? Cambia che durante il corso dell'anno la previsione di entrata può essere variata dai singoli servizi perché vengono fatti degli accertamenti in più, cioè vengono scritte magari delle congiunzioni, e così come viene fatta la previsione di entrata, vengono fatti degli accertamenti di entrata. Quindi in funzione di quello che si spedisce si fa un accertamento poi in base a quello che arriva. Quindi sono delle cose che nel bilancio di revisione, tanto è vero che i revisori ci raccomandano di guardare le risultate di queste situazioni, quindi abbiamo la chance di aggiornarlo. Quindi questo fondo sembra esiguo rispetto alle entrate che sono previste. Mi preme di spezzare un lancio il valore del servizio finanziario perché fondamentalmente l'entrata alla fine netta che si prevede non è tanto diversa dall'entrata del trend storico, però magari forse andava potenziato in giunzione, quindi andava messo una maggiore somma in competenza con un fondo credito più consistente. Questa è incompetenza. Tra l'altro, trattandosi dell'entrata non ripetitiva, poteva pure non essere messo, secondo il principio di contabilità specifica per l'entrata non ripetitiva, poteva essere pure creato un fondo a parte, ovvero non il fondo di esigibilità, ma magari un fondo che veniva chiamato fondo europeo. E tutto funzionava lo stesso. Non è stato fatto, ci proponiamo di farlo nelle prossime variazioni di bilancio e quindi di raddrizzare il tiro per non andare, diciamo così, con l'occhio, con lo sguardo basso, perché come diceva il sindaco, non è una cosa positiva che uno massimizza delle entrate e poi praticamente in un ente che dovrebbe essere a gestione no profit praticamente si conserva dei soldi che non spende, perché sono soldi che si sottrae alla collettività in termini di servizi. Quindi per questo posso dirvi di applicare il principio di contabile all'entrata non ripetitiva è una cosa importante, perché tra l'altro non varia l'equilibrio di bilancio, è invariante rispetto all'equilibrio di bilancio perché carica una somma maggiore come previsione d'entrata, carica una somma maggiore anche nell'FC2 e torna a zero. Quindi nelle prossime variazioni faremo chiarezza sull'accertamento d'entrata, anche perché di fatto si prevede, è cambiato un po' il sistema sia delle ingiunzioni, ma sia di come vengono fatte le sanzioni al CDS, perché ci sta anche un dispositivo in più che sta lavorando, e quindi cerchiamo di fare chiarezza su questo. Sulla verifica attendibilità delle previsioni di entrata nell'anno 2018-2020, qui avremo un capitolo della fiscalità locale, ma credo che sia il consuntivo del 2017 a fare maggiore chiarezza, in quanto si avrà il dato definitivo delle entrate effettive e quindi del lavoro che è stato fatto sul recupero dell'evasione. Cioè solo a consuntivo possiamo sapere come è andata effettivamente, perché praticamente ci sta una zona buia che è quella che, diciamo, che è dovuta all'effettivo accertamento. Noi non dimentichiamo che abbiamo avuto nel mese di dicembre chiude la tesoreria, chiude al 15, ci stava tutte per problemi di natura informatica, c'è stata tutta una serie di determini di giacenza che sono state liberate, smaltite al 29, quindi il conto, il dato effettivo del 31-12 non tiene conto di tante cose, soprattutto sull'accertamento di entrata, di certe entrate che possono essere pure quelle tributarie, oppure quelle derivanti dalle cartelle che abbiamo fatto su Natale, su Nino, su altri tipo di entrate tributarie. Altri tributi comunali, facciamo riferimento ad un'entrata che compare per la prima volta nell'entrata del comune, che è l'entrata dovuta alla tassa di soggiorno. Qua c'è stata una prudenza forse eccessiva nel censire, mi sembra, sulla tassa di soggiorno,
un'entrata di 5.000 euro che sicuramente è superare, però ovviamente anche qui si utilizzerà un principio di competenza che andrà a regime sicuramente non nell'anno zero ma nell'anno più uno rispetto al bilancio 2018. Altre entrate, per esempio, derivanti dalle sanzioni invece dei vizi e da titoli a vendere dei vizi, qui possiamo tenerci soddisfatti perché nel 2017 è stato il primo anno che abbiamo fatto con la sede di bilancio, con il bilancio pubblicamente, è stato il primo anno che è stata fatta una programmazione dell'entrata del pubblico tecnico, fatta dal pubblico tecnico, quindi non una programmazione del pubblico. E tra l'altro possiamo tenerci soddisfatti perché il trend di entrata degli accertamenti del pubblico è andato ben oltre la previsione del bilancio che ci aspettava. La destinazione degli oneri, come vi dicevo prima, quest'anno per la prima volta viene destinata per intero, quindi al 100%, questa è la prima gennaio dal 2018, praticamente non può essere più destinata percentuale dell'entrata da oneri concessori alla spesa corrente. Questo che cosa fa? Ci porta, diciamo, a razionalizzare un po' di più la spesa corrente, ma ci porta pure delle risorse destinate, per esempio, come opere di urbanizzazione primaria, alle infrastrutture a rete, alle biobanche, che dovrebbero ovviamente essere mantenute e addirittura implementate, ma anche alle opere di urbanizzazione secondaria, come ad esempio le scuole, i teatri, i palazzi di trasporto, che rappresentano comunque le infrastrutture importanti del nostro territorio. L'anno scorso, per esempio, alcuni interventi manutentivi e di sommergenza che sono stati fatti sulle scuole sono stati finanziati con gli oneri concessori e quest'anno ovviamente non avendo più disponibilità di spesa corrente sarà interamente devolute, queste scuole saranno interamente devolute alla manutenzione e implementazione delle opere di urbanizzazione. Per le sanzioni al codice della strada, qui siamo un capitolo interpretativo, ma prima di dare spazio alle polemiche c'è solo un principio contabile che da valutare, è che ormai l'entrata non può essere più gestita per la cassa, ma l'entrata deve essere gestita, questa entrata dell'autobus deve essere gestita per la cassa. Non ci siamo capiti su cosa, non c'è stata un'incomprensione. Su che cosa non c'è stata questa incomprensione? Tant'è vero che io prendo atto dal collegio dei revisori che effettivamente l'FCB derivante dalla vostra prevista in bilancio è inconsistente, in quanto a mio avviso non è inconsistente l'FCB, è inconsistente la previsione che doveva essere il doppio, perché praticamente per l'autoritario 6.100.000 euro, 6.700.000 euro, vanno inviati 14-15 milioni di entrare in giunzione per bilancio. Quindi non è inconsistente l'FCB, perché l'FCB è commisurato per la sola parte di incremento dell'entrata, tant'è vero che ho detto che praticamente l'entrata sta nel trend storico, quindi l'entrata, solo che andava ragionando in termini di competenza considerando praticamente la massa di richiesta di denaro dalle stazioni a CDS ma anche dalle comunità. Quindi probabilmente questa è una cosa che dovrà essere raddrizzata secondo la previsione dell'ufficio, ma già con l'accertamento di entrare questa cosa del bilancio nazionale, se manda certamente in somme maggiori, ovviamente nel bilancio se modifica la somma che è stata prevista in competenza. Quindi questa è una cosa che non ci demoralizza, cioè se spedisce 13 milioni di decisioni da Aurelio, ovviamente probabilmente cresce pure l'FCB, come nell'anno dopo anche il credito probabilmente può essere sfracciato. E sono cose che camminano di pari passo, perché il fondo credito di esigibilità si scarica quando il credito si concretizza, ma si carica man mano con il principio di competenza sul nuovo credito che cresce, cioè quindi è una cosa che cammina e segue in campo, così come il principio di competenza della contabilità finanziaria sul fatto della realizzazione dei conti, il credito di esigibilità, il fondo di valutazione crediti, che è un altro fondo che potrebbe seguire il fondo credito di esigibilità. Quindi questa cosa sono dei fondi che camminano di pari passo. Ovviamente noi siamo arrivati a fare
un aggiornamento, tant'è vero che il bilancio che leggete, il bilancio che potete confrontarlo col triennale del 2016, probabilmente questo non è un elemento. La contabilità non sa che cosa ci ha dato come vantaggio. Ci ha dato un vantaggio che praticamente nel tempo, in teoria ci ha dato, a meno di sopravvenire cose particolari, nel tempo, in teoria, il bilancio dovrebbe essere più o meno sempre lo stesso, anzi a diminuzione della spesa, secondo i principi che diventano le norme in continuo aggiornamento. Allora, quello che mi preme di dire, perché poi alla fine la sostanza è: ma il comune di Vinturno ce la farà a uscire dal guado del problema dell'equilibrio? Ma ce la farò, assessore, ma alla cultura non abbiamo destinato nulla? Cioè, le domande che vengono dai consiglieri di maggioranza, ma come dai consiglieri di opposizione, alla fine le domande sono quelle. Cioè, non è che dice il bilancio è congruo, coerente rispetto al patto di stabilità o altre cose, cioè poco importa. Alla fine, quando ottiene il parere dei revisori in maniera positiva, seppure è positiva condizionata, il bilancio va bene, ma poi dopo, alla fine, le faremo le cose che abbiamo previsto di fare in bilancio. Ecco, la risposta è che probabilmente, sicuramente nel bilancio di previsione obbligatorio, con la massa di debiti in bilancio da pagare in quest'anno, quindi una posta di 1,7 milioni circa, non è troppo ampio, cioè resta nel 2017 un posto in bilancio. Però quello che avete potuto notare, che anche i revisori, che anche il collegio dei revisori sottolinea, qual è? È il fatto che praticamente c'è un salto positivo, e vi voglio ricordarvi che l'avanzo può essere o derivante da maggiori entrate, quindi può essere un avanzo libero, cioè nel senso che ho fatto maggiori entrate di quelle che prevedevo e quindi ben venga, o è un avanzo vincolato perché non ho utilizzato i fondi che avevo previsto in bilancio e quindi è un residuo, cioè fondamentalmente mi sono portati dei soldi appresso che libererò dopo. Ma quello che la domanda che si fa al consigliere comunale, ma ci saranno i soldi per la cultura, ci saranno i soldi per fare le opere pubbliche, ci saranno i soldi? La risposta è sì. Ok, la risposta è sì, perché praticamente il piano di gioco. Io mi ha non tirare più la giacchetta all'assessore. Sicuramente c'è bisogno. Quindi la decisione politica non è la decisione del bilancio. Esce sempre fuori tempo, quando è il discorso è bello, ok, quindi qual è la sostanza? È che sicuramente questo bilancio ordinatorio ci darà la possibilità di dare nei prossimi 20 giorni PEG coerentemente a quello che tu, ma sicuramente avremo bisogno del consultivo approvato per rimpinguare i PEG e quindi dare corso ad una serie di azioni che sono le azioni poi della qualificazione del nostro territorio, dell'aggiornamento dei servizi, dell'attivazione per esempio fatto per lo sportello unico dell'edilizia, per la dematerializzazione dell'ufficio urbanistico, tutta una serie di cose che erano previste, sono andate in residuo, qualcosa è stata fatta, qualche cosa no, ma ci proponiamo di viaggiare ad una velocità diversa. Vi voglio ricordare pure che il fatto che siamo andati a fare la rimodulazione del piano di equilibrio, ovviamente che cosa ha fatto? Ci ha portato a mantenere le bocce verdi sulla risposta che abbiamo dato alla Corte dei Conti quando ancora non avevamo dati di preconsultivo effettivamente attendibili, no? Perché era circa il 2020, la risposta è stata data nel gennaio, no? Quindi non avevamo il lume del preconsultivo, cioè dei dati assestati totali dell'anno 2017. Quindi siamo andati così, abbiamo mantenuto forte il bilancio deve essere coerente con quello che ci siamo detti in condizioni di equilibrio. Quindi variarlo sì, variarlo nei limiti di quello che occorre ai vari paesi per andare avanti. Mi sento di dire che tante cose che erano state tagliate, cassate, così tra virgolette, nella gestione commissariale, parlo del gennaio del 2016, 420.000 euro che erano stati tagliati. Pulizie, trasporti e altre cose sono state ripristinate. Oggi abbiamo da fare un discorso più serio sulla razionalizzazione delle spese e su questo siamo andati nell'ottica di siamo andati e andremo in maniera più spinta nell'ottica della razionalizzazione delle spese.
Parlo della bolletta energetica del comune, per il quale abbiamo avuto da parte della provincia di Latina, con il patto dei sindaci, la somma di 30.000 euro per fare uno studio per la razionalizzazione di questa spesa. Parlo della pubblica illuminazione, che è l'attuazione della delibera dell'ottobre 2016, quindi che tra l'altro in attuazione di quella delibera dovremmo arrivare a fare un progetto per la gestione della pubblica illuminazione. Parlo di altri tipi di interventi che cercheranno di farci razionalizzare il livello della spesa, perché ovviamente, come diceva il sindaco prima, non è un bilancio solido, un bilancio che si basa sulla parte libera dell'entrata competitiva, perché praticamente bisogna camminare sulle proprie gambe, perché potrebbe esserci un futuro diverso e quindi l'entrata competitiva potrebbe non ripetersi. Okay, quindi, detto questo, il parere dell'organo di revisione, il saldo del pareggio di bilancio, è abbondantemente positivo, come è ricalcato. Quindi, detto questo, praticamente la detto questo quindi il parere della revisione è favorevole, con la condizione di non impegnare le somme derivanti dalle entrate competitive, diciamo, a tutto spiano, ma nella maggiore del 10%. Grazie assessore, sono interventi, la consigliera. Allora presidente, abbiamo preparato delle osservazioni sul bilancio, abbiamo essere iscritto e andiamo poi a discutere anche il sentivo, ovviamente è favorevole per il bilancio. Facciamo finire l'esposizione al secondo, facciamo finire l'esposizione. Comunque la cosa che mi ha fatto veramente sorridere è la razionalizzazione, parlare di razionalizzazione delle spese. Abbiamo detto che abbiamo stringato, però poi con spese razionalizzate, poi io vado a leggere a spese correnti, previsione anno 2018, 21 milioni di euro di spese correnti, a fronte di 18 milioni di euro delle previsioni del bilancio passato, cioè abbiamo una spesa corrente che è cresciuta di 3 milioni di euro. Ecco, io questo volevamo capire veramente come si concilia un aumento così forte delle spese correnti con un bilancio stringato, dove il piano della massa debitoria ha avuto un flusso significativo, eccetera, eccetera. Come mai? E dov'è quindi la razionalizzazione della spesa? Le spese sono aumentate 3 milioni di euro, perché? Che cosa ha aumentato 3 milioni di euro? Guarda, non riguardare la sua interezza, non riguarda solo la spesa. La licenza, no, riguarda pure l'entrata. No, devi guardare sia l'entrata che la spesa, perché per esempio per fare 6 milioni di euro, per fare un milione in più di autovelox, probabilmente spenderai più soldi delle funzioni. Così come incrementa il titolo primo, incrementerai anche al titolo primo quella la spesa che fai. Cioè il problema è che devi guardare. Il euro è per gli autovelox, poi altre famiglie. Ci stanno anche dei recuperi che sono tenuti al minimo, c'è stata pure la proiettazione di quelli, ma non lo devi guardare solo perché metti dal lato delle entrate, lo devi guardare la sua interezza tra le entrate e le uscite. Cioè che dice, tanto ci forse entrato, vedi se sono diminuite pure le uscite. Cioè se sono aumentate le entrate, sono aumentate pure le uscite. Cioè lo devi vedere in quest'ottica. Poi ci sono i revisori che possono chiarirti di dare qualsiasi aspetto. Magari qui c'è cresciuta la spesa corrente. È normale che non riesce la spesa corrente. Magari andiamo l'intervento, poi rispondiamo.
riguardano tutto l'altro lato. Allora, gli scriventi dei consiglieri di Girolamo Signore, sin dal Presidente, manifestavano serie fondali perplessità in ordine alla scelta politica dell'attuale amministrazione di procedere senza interdipendere dell'articolo 244 del bis del TUEL, tanto in relazione alla denunciata docenza media di cassa dei 3 anni antecedenti all'adozione del riequilibrio finanziario, fatto così come crescente, che raggiungeva gli 8 milioni e mezzo di euro nell'anno precedente l'adozione del riequilibrio. Del resto, non si riferirebbero atti, accertamenti e verifiche di cassa. Soltanto la luce di un accertamento approssimativo iniziato nell'anno 2017, a seguito delle criticità sollevate dagli iscriventi, si è proceduto, come se si può leggere nel preventivo 2018-2020, ad un accertamento di circa 3 milioni di euro del saldo di cassa vincolata. Accertamento lo stato però non documentato. Sembrerebbe poi che la gestione amministrativa 2017 si conclude con l'avanzo di gestione consistente, ragion per cui si ritiene che vengano meno i presupposti contanti del riequilibrio attivato. Ulteriore aspetto di rilevanza rappresentato dalla circostanza che il bilancio presentato manifesta forte criticità, sempre da dietro gli iscriventi, tali da paventare le proprie distorsioni contabili per la inesatta quantificazione e composizione del fondo credito di alta esigibilità. Lo stesso risultato comunque esattamente composto con riferimento proventi della circolazione statale, privo dei crediti non incassati dei mandi da RAI, crediti non inseriti neanche tra i costi del piano economico del servizio di igiene urbana, allora considerati crediti inesigibili. Serie perplessità si riscontrano infine in ordine alla corretta previsione dei proventi della sezione amministrativa, ex articoli 208, ma meno 142, 12 del codice della strada, i quali continuano ad essere imputati per cassa e non per competenza, in grave violazione dei più elementari principi contabili, determinando conseguentemente una illegittima determinazione del fondo credito che esistiva anche con riferimento a tali crediti. Nel del resto, ben si comprende la provenienza delle sanzioni imputabili all'articolo 208 del codice della strada, anziché all'articolo 141 del codice della strada, con inevitabili serie di discussioni sulla contabilità generale del dette, posto che soltanto le prime sarebbero destinazioni vincolate al 50%, mentre le seconde non consentirebbero una liberazione dei vincoli. Si segnala infine che il parere dei revisori contabili, così come l'atto, non garantirebbe potenzialità proprie collegate all'organo di controllo e verifica tutela dei cittadini, ma comprendendosi la possibilità di rilasciare pareri condizionati o pareri che sottolineano delle serie di criticità e che poi si concludono positivamente, ragion per cui gli iscriventi si riservano di non fare la questione di organi di competenza. Alla luce di queste considerazioni, esprimiamo un po' in anticipato che si riferisce un po' lo contrario. La vuole mettere agli atti? Sì. Allora, con riferimento alle sanzioni amministrative, detto sempre la circostanza di presenza, cassa e tutto quant'altro, perché è stato che abbiamo fatto che finalmente andranno considerate in competenza e non in cassa. Però nella relazione c'è scritto che è fatto in maniera che cosa? È certo, perché continuano ad essere portate per cassa. Non stanno a essere competenti. Non lo so, non ho visto, però continuano, non esiste, eh? In esattezza. No, allora nel secondo paragrafo non è un'esattezza, perché sommesse per cassa, sommesse per cassa c'è scritto CS, cioè ci vuole FCDS che dobbiamo considerare per competenza. Bravissimo, allora io considero, per me poi allora le criticità rilevate dai revisori dei conti nel primo parere si legge a chiare lettere che a pagina 18-27 la quantificazione dell'FCD non appare come una relazione all'andamento storico delle discussioni strategiche. Durante l'attività di controllo gli uffici non sono stati in grado di fornire un prospetto sull'andamento degli incassi rispetto ai parissimi degli uffici moderni, considerato che provenienti dal codice della strada sono ormai accertati per competenza e non più per cassa si deve prudente individuare un elenco di spese non ordinarie con un importo a provare all'80% da non impegnare. Nella risposta alle integrazioni fornite
continua a dire relativamente al momento alla CCTE, tra l'altro qui bisogna ribadisce che le frasi devono essere accettate a poco letto, ma poi sono accattamento al fondo del diritto di disciplina. Questi sono i documenti che possesso, se c'è qualcosa di diverso stiamo sbagliando. Non c'è scritto che stanno messi per cassa, per competenza, però c'è scritto sulla lettera che stanno lavorando le casse, e non è vero. E se non è vero ci stiamo sbagliando, non è quello il problema. Però lo lascia scritto. Perché nella interna del da 49, no, da quando è stata raggiunta la responsabilità, la determina del responsabile del servizio, andando al solo, sembrerebbe che la gran parte delle entrate sia senza il 18. Ok? Quali sono le entrate senza il 18? L'aggiunzione di quali? Di quella codice della strada, quindi significa che il nostro territorio incassa 4 milioni di euro per capirci per il diritto di sosta. Non solo per l'aggiunzione di sull'articolo 142 non pagare, 142 non pagare. Allora, il 142 non pagato non confluisce nelle sanzioni amministrative a destinazione vincolata col 142, col 142,12. Questo è il problema in cui io che ho io. L'ingiunzione di pagamento non ti cambia la natura della sanzione amministrativa. Questi dati che portate qua ti determinano la liberazione di un 50%, che potrebbe essere un dato completamente inesatto, non so se è risultato di trovare. Perché se tu, se andiamo a dire un dato lampante, se vai a dire che noi incassiamo 4 milioni, 4 milioni e mezzo di euro di multe, penso che tutti i territori ci vedete. Non a Overox, una cosa sono le multe e una cosa sono le sanzioni inerenti i limiti di velocità, sono due cose completamente distinte e separate. Ora, in relazione a questa cosa, è su questa cosa che chiederei di fare attenzione, soprattutto di andare, per questo che è importante verificare anche attraverso quando si parla di incassato, per capire dove erano questi soldi, per notare voi e poi eventuali virgolette di sanzioni contabili, anche se la parola potrebbe essere un poco forte, perché comunque la tipologia della sanzione ti cambia dal giorno alla notte le sanzioni che incassiamo. Una cosa è 208, una cosa è 142. Non è, penso che non sia possibile che incassiamo questi soldi a titolo di sanzioni. Questo è il mio dubbio. Se sbagliamo, però senza documenti di supporto. Allora. Fino? Sì. Hai fatto il ragazzo di loro? Rispondevo sulla nota presentata. Pensavo che era solo. Situazioni, è vero che l'assessore del gruppo lavoro
potete rispondere su alcuni contributi regionali, contributi per manifestazioni turistiche. Sto parlando di pagina 70 di 113. Questa prevede messo 5.000 euro a fronte di 25.000 euro per lo sconto. Spettacoli dal vivo con tributi, quest'anno zero, giusto? L'anno scorso 10.000 euro. Queste due voci che io ho nominato, se ho capito male, okay, se no immagino che ci saranno delle variazioni di bilancio. Sono contributi a carico del bilancio comunale, per gli altri sono a carico della regione. Qui non è un contributo regionale, qui per esempio 45.000 euro che sono stati spesi per le manifestazioni sono contributi a carico del bilancio comunale l'anno scorso. Allora, non so, Io presente che devo sottolineare una cosa quando a nome tutti
giusto che i consiglieri di opposizione stanno costante spicciando il bilancio, andando a confrontare le varie voci anche con gli anni precedenti. Quello che noi vogliamo sottolineare è che tutto ciò è una scelta politica che noi abbiamo fatto col piano di riequilibrio, quindi questo bilancio, come quello dell'anno scorso, quello dei prossimi anni, sarà conseguenza di questo piano di riequilibrio. Noi sapevamo che non sarebbe stato difficile, sapevamo che l'ultima finanziaria, il piano di riequilibrio da 10 anni passava a 4, ma abbiamo deciso di farlo, così come con la raccolta differenziata. Sono scelte di civiltà, sono scelte per chiudere i conti col passato e per, tra virgolette, permettere al Comune di Cuneo di guardare al futuro con un occhio diverso. Noi l'anno prossimo non dovremo pagare più di 1 miliardo di debiti come dobbiamo fare quest'anno, quindi tra virgolette non abbiamo più conti per tutto il resto perché dobbiamo pagare i debiti che ci siamo trovati. L'anno prossimo dovremo pagare solo 275.000 e libereremo tante risorse da poter investire sul territorio. La nostra è stata una decisione politica presa perché stiamo parlando e portando avanti con la piatti che sono conseguenze di questa scelta. Grazie. Grazie per quanti. Sì, sì. No, perché le fate dopo di noi intervenire, nessuno contestava. Era sulla legislazione. Il partimento dei costi, assolutamente, perché se si realizzerà un piano di equilibrio. Come si dice? Ma perché c'è molto, quindi vedete. Allora, il mio intervento si potrebbe sintetizzare in questa battuta, no? L'ultima frase della dichiarazione di voto dei consiglieri. Ragion per cui gli iscriventi inoltreranno la questione agli organi di competenza. Mi sembra che sono 2 anni che diciamo che gli organi di competenza li abbiamo chiamati noi qua dentro a controllare tutto. Ce li siamo messi vicini e non è stata una scelta facile, sicuramente non è stata una scelta di opportunismo e sicuramente non credo che sia stata una scelta fatta a cuore leggero. Dopodiché dite che non ci sono le caratteristiche per fare il predissesto perché ci sono i soldi, però ci dite che i soldi del codice della strada li incassiamo male e quindi una parte dei soldi destinati alla spesa corrente non ci dovrebbe essere destinata. Per cui non solo c'è il dissesto, c'è proprio il dissesto, perché le cose sono collegate. Detto questo però, io voglio cogliere il lato positivo del vostro intervento e ribadire, come ho già fatto prima, che con il nuovo responsabile del servizio finanziario si avvierà una verifica pedissequa di tutte le vostre entrate nella cassa per verificare effettivamente i vincoli e il tipo di l'esatta quantificazione della cassa vincolata e l'esatta individuazione del tipo di vincoli che gravano sui fondi depositati nella cassa. L'avanzo di gestione, che voi sapete già essere ampiamente positivo, io ancora non lo conosco, quello del consultivo 2017, bisogna capire che tipo di avanzo è. L'anno scorso c'erano 4 milioni di euro di avanzo vincolato del consultivo stesso, quindi bisogna capire che tipo di avanzo è. E sul discorso dell'avanzo, ogni volta che c'è un avanzo, soprattutto se è libero, è una sconfitta dell'amministrazione. Una sconfitta dell'amministrazione che significa che non è riuscito a spendere tutti i soldi che aveva in bilancio e quindi da sottrarre alla gente, ai cittadini, ai servizi, agli investimenti e quant'altro. Questo però bisogna pure capire perché si verifica l'avanzo. L'avanzo non è che si verifica perché gli amministratori politici non vogliono spendere i soldi, si verifica perché evidentemente i funzionari hanno una cattiva gestione degli anni esecutivi di gestione, dei vecchi. Ma qua dovete sapere, e lo richiamo, mi pare strano che nessuno di voi l'abbia richiamato, perché i revisori lo segnalano in una pagina del parere, che la previsione, bisognerebbe fare il bilancio di previsione con una partecipazione attiva di tutti i responsabili dei servizi, i quali dovrebbero essere in grado di fare delle previsioni non solo di spesa, ma anche di entrata e nell'esercizio della loro funzione durante l'anno dovrebbero essere in grado di gestire non solo le spese, che là sono bravissimi,
impegnato spesso sono un po' meno bravi del liquidato, ma perché tanto poi i soldi te lo rende dei diritti cittadini, quindi per loro non è un problema. Io proporrei di ritardare il pagamento dello stipendio proporzionato al ritardo dei pagamenti delle liquidazioni che hanno. Ma loro sono bravi a spendere, ma non sono bravi a incassare. Qua in questo comune probabilmente negli ultimi anni gli accertamenti di entrata li ha fatti solo i ragionieri, ma i responsabili dei servizi. Noi l'anno scorso abbiamo fatto per la prima volta un lavoro certosino sugli accertamenti di entrata degli organi di urbanizzazione, che il responsabile del servizio urbanistica non faceva, gli faceva il ragioniere, come gli pareva lui. Lo stesso dica se il responsabile del servizio scuola, non è che ce lo fa uno, sono tutti quanti. È un metodo di gestione. Per anni i funzionari scendevano giù in ragioneria, vicino al ragioniere, mi dici il capitolo di pecco su cui devo impegnarlo, ma però il pecco l'hanno costruito insieme al ragioniere, ce l'hanno dovrebbero individuarlo, ma si è creato un meccanismo per cui il ragioniere, tutti dovevano andare dal ragioniere per sapere il capitolo di spesa. Questo ha comportato anche una deresponsabilizzazione dei responsabili di servizio, che hanno pensato, non hanno capito che nella nuova amministrazione sono centri di costi e centri di ricavi, non hanno capito, ci stiamo mettendo tempo a farglielo capire e mi auguro, caro assessore, che il prossimo bilancio contenga firmate le richieste, le previsioni di entrata e di spese di tutti i funzionari, perché così si fa negli enti virtuosi e moderni, perché così facevo io quando facevo l'amministratore con un altro ente. Purtroppo su questo non ci siamo riusciti ancora ad arrivare. È la nostra vecchia, sicuramente, ma è pure vero che è frutto di un'abitudine trentennale di lavoro, di metodo e di dipendenza psicologica. Di dipendenza, sudditanza o imposizione di qualcuno che vuole sempre, ha sempre voluto avere l'ultima parola. Se ti devo agevolare, se ti devo autorizzare o non ti devo autorizzare. Qua siamo arrivati in alcuni progetti che il responsabile del servizio finanziario entrava all'interno della sostanza degli atti dei colleghi, cioè lui voleva addirittura arrogarsi il diritto di dire se una spesa poteva essere fatta, come poteva essere fatta e dove poteva essere fatta, andando di fatto a esautorare quello che è il ruolo e la responsabilità dei suoi colleghi. Questo è lo stato in cui noi ci siamo trovati ad operare. Sicuramente dovremo fare ancora tanti chiarimenti, sicuramente il tema dell'entrata del codice della strada ha bisogno di una spiegazione ulteriore e anzi assessore e presidente della commissione di bilancio, vi invito subito dopo il bilancio a convocare una commissione dopo le vacanze di Pasqua per fare i chiarimenti, per fare la ricostruzione e anche per incominciare il percorso che ci porterà dopo l'approvazione del consultivo, prima dell'approvazione, dopo l'approvazione del consultivo, comunque prima del 30 giugno, a rivedere l'FCDE del codice della strada e a riportare in bilancio tutta una serie di luci che probabilmente non siamo riusciti a portare con questo funzionario e in questo frangente. Il parere però dei revisori mi sembra nella sua interezza un parere positivo. Io che ho letto i pareri ai precedenti bilanci del Comune di Vittorio lo ritengo estremamente positivo e anzi dico che probabilmente è anche un alcuni passaggi che mi ricordava prima Daniele quando ci dice che il saldo abbondantemente positivo è una sconfitta, perché significa che tu hai avuto poco coraggio nel spendere i soldi che probabilmente andrai in cassa. Però in questa situazione in cui stiamo piano piano rimettendo la chiesa al centro del villaggio, credo che una gestione prudenziale sia indicata nella gestione coraggiosa. Io vi ringrazio per i rilievi che avete fatto, perché come sempre sono e saranno spunti di riflessione e di miglioramento della macchina amministrativa. Tra l'altro anche in questa nota che avete depositato, ci riconoscete che, a differenza di quello che diceva qualcuno, ascoltiamo i rilievi che vengono dalle minoranze e ne prendiamo in e ne prendiamo la chiusura. La chiusura c'è scritto che li manderete gli ordini di competenza. Gli ordini di competenza la Corte dei Conti stanno qua. No, perché? Si è sbagliato, ma non vai a dire che non è un mago. E va bene.
guardate, i revisori credono che... Il nostro desiderio è che il collegio vada legato. Io credo che i revisori... ci indirizzi del tanto. L'abbiamo fatto. Allora, io sono sempre dato atto all'assessore, al bilancio. Ma non io non è una critica, però. Io credo che i revisori siano anche loro coscienti che la Corte dei Conti controlla non solo gli atti dell'amministrazione, ma anche il lavoro dei revisori, come tra l'altro abbiamo visto nella prima nota che ci è stata inviata. E vi dirò che nel colloquio informale che ha avuto l'assessore, la Corte dei Conti non solo si legge pedissequamente, per usare il termine che è stato richiamato a far parte dell'assessore, non solo si legge noi anni nella discussione in consiglio, ma si legge anche gli articoli di giornale, perché la ricerca su internet trova i grandi gli articoli di giornale che vengono pubblicati. Se continuate la fama non abbiamo visto di sito, visto che parliamo di giornali, e sui giornali è apparso che i revisori hanno inviato darsi la programmazione, non è così, eh? Noi abbiamo detto che il parere dei revisori che è arrivato in un tempo che non ci concedeva il rispetto del regolamento per lo svolgimento del consiglio. E quindi noi abbiamo inviato tutto qua. Posso avere che il giorno di data d'oggetto, emerso che i consiglieri presenti, visto che l'articolo 44,1 regolamento del Consiglio Comunale prevede che nessuna proposta può essere proposta per interazione se non è stata depositata entro 24 ore prima della domanda, considerato che la rete, il collegio di revisione dei conti, il bilancio di revisione sugli atti di provvedimento di non sono stati depositati e protocollati 24 ore prima della domanda. Esatto. Infatti, non si attribuisce nessuna proposta ai revisori. È stata solo una questione tecnica di una cosa degli atti. Come? Come si dice? No, penso che sia Grazie.